Oggi sono a Cartoceto, in provincia di Pesaro Urbino, in un borgo antichissimo. Secondo la leggenda, il nome deriverebbe da un gruppo di cartaginesi che si rifugiarono qui dopo essere sopravvissuti alla Seconda Guerra Punica. Dovete sapere che in questo borgo il vero protagonista, sia per la sua importanza storica, sia per il prestigio che ancora oggi ha, è l'olio DOP Cartoceto. E proprio su questo prodotto saranno incentrati gli eventi del 16, 17 e 18 settembre all'interno di Marche Storie. E allora, conosciamolo da vicino questo prodotto. Avanti, benvenuto. Vittorio, buongiorno. Come va? A Cartoceto, paese dell'olio. Qual è la particolarità di quest'olio? È unico, perché è dolce. L'unico olio che si abbina con il pesce. E nel frattempo io direi di fare anche un assaggio. E certo, così proviamo. Ecco qua, l'essenza di quest'olio. È un profumo incredibile. Complimenti per il tuo lavoro e grazie per averci ospitato nel tuo frantoio. Ritornami a trovare. Perfetto, io intanto mi prendo un'oliva, però voglio anche dire questa cosa, perché voi considerate l'olio soltanto come un nobile condimento? E invece no, lo possiamo considerare anche come un'essenza profumata. Siete curiosi? Venite con me. Sento un profumo, Luciano, è qui il profumo? È qui il profumo, sei nel posto giusto. Voi avete realizzato una cosa particolarissima, ovvero un profumo all'essenza di olio DOP Cartoceto. Com'è nata questa idea? Esattamente, ci siamo accorti che emanava e sprigionava un profumo molto caratteristico e particolare. Lo proverò in anteprima, signori. Eccolo qui. Che meraviglia! Verrà poi presentato nel corso di Marche Storie. Allora, abbiamo conosciuto l'olio DOP Cartoceto come nobile condimento, come essenza profumata e adesso lo andremo a conoscere come fonte di luce. Luciano, grazie mille. È stato un piacere. È un piacere mio. Vado via così. E se io scomparissi, ecco, se a un tratto il doge di Venezia non esistesse più. Io, il doge, uomo qualunque in mezzo agli umili, che ne sarà di me? Chi piangerà per un doge? Il doge. Filippo Paolasini, bravo, bravo, bravo! Senti, di cosa parla questo spettacolo? Narra di una notte in cui si rompe una centilena, esce questo olio buonissimo e il doge, la delegazione decide di venire a Cartoceto per scoprire da dove veniva questa prelibatezza all'olio che invece prima veniva utilizzato per illuminare la Serenissima, il palazzo, diciamo. Certo. Questo spettacolo lo possiamo vedere, lo potremo vedere il 16, 17 e 18 a Ripalta. A Ripalta, giusto? Esatto. Proprio in occasione di Marche Storie. Esattamente. Siete pronti? Sai che stavo pensando sì. Che forse avrei bisogno di un protagonista. Ti va di fare il doge? Ma certo, poi il teatro è una mia vecchia passione, quindi ci sto. Caro Tinto, cara Roberta, io rimango qui a fare lezioni di teatro insieme a Filippo. Quindi vado in scena, dai, sono pronto. Ti do le battute. Vai, dammi le battute perché non la so. Quindi facciamo quella di prima allora. Sono pronto, allora, vai. E se io scomparissi? E se io scomparissi? Ecco, scompari. Appunto, buio, sipario.